L'ospedale San Martino di Oristano, d'ora in avanti, potrà dare assistenza ai pazienti che necessitano di cure onco-ematologiche. L'autorizzazione è contenuta nel provvedimento formalizzato ieri dall'Assessorato regionale della Sanità, che ha chiuso con esito positivo la procedura di accreditamento dell'unità operativa di oncologia ed ematologia per un totale di 13 posti letto, di cui 2 per le cure in regime di day hospital e l'erogazione delle relative prestazioni ambulatoriali. Abbiamo preso un impegno preciso nei confronti di tanti pazienti fragili che ora non saranno più costretti a lunghe trasferte per ricevere le cure di cui hanno bisogno, ha detto l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. Allo stesso tempo, questa impostazione consentirà di alleggerire il peso sulle altre strutture oncologiche, un traguardo importante che garantisce l'assistenza in sicurezza in un presidio ospedaliero che riteniamo strategico per il territorio oristanese e per l'intera Sardegna. Siamo convinti della centralità del San Martino e siamo al lavoro per dare una soluzione ai tanti problemi che da troppo tempo pesano sulla sanità oristanese, ha concluso l'assessore Nieddu. La nuova unità operativa è un segnale di attenzione importante e rappresenta una volontà di impegno verso l'ospedale che non è mai venuta meno.